deve scontare una condanna a 1 anno e 7 mesi di reclusione per precedenti reati. Il marocchino di 25 anni, che all'alba di ieri ha partecipato a una sanguinosa rissa a colpi di coltello e bastoni in via Baldanzi, con altri 3 connazionali tutti arrestati. Ecco spiegato il perché il giovane sin dall'inizio ha rifiutato di dare le proprie generalità a chi lo ha soccorso e alla polizia che sta effettuando le indagini. Gli accertamenti sono stati resi difficili anche dalle tante ferite che il ragazzo ha riportato sulle mani nella colluttazione. La scientifica comunque ha raggiunto l'obiettivo dell'identificazione. È un clandestino ed è gravato da un provvedimento di esecuzione pena emesso dall'autorità giudiziaria di Bologna. Questo significa che non appena sarà dimesso dall'ospedale di Pistoia, dove è ricoverato e piantonato da ieri, sarà portato in carcere. Il giovane dormiva in un edificio abbandonato in via Torelli. È qui che sarebbe iniziata la violenta discussione con altri connazionali, poi degenerata in strada nella vicina via Baldanzi. Per gli altri 3 nordafricani coinvolti nella rissa sono in corso le procedure amministrative per l'espulsione dall'Italia, previo via libera dell'autorità giudiziaria.